La mostra del cavallo di Città di Castello compie 50 anni e chiama a raccolta tutti gli appassionati. Biglietti scontati per tutti, ingresso gratuito fino a 14 anni di età e per le persone diversamente abili. Attesa per il campionato europeo di monta da lavoro e il debutto della fanfara a cavallo di polizia. Nel Gran Gala Night of the Stars Anniversary, lo spettacolare inedito incontro tra tartufo e cavallo. Ci sarà anche il Salone del Turismo Rurale Econatura, il Salone L'Italia dei Sapori, che saranno le novità dell'anno a Città di Castello 9, 10 e 11 settembre. Il vicepresidente Domenico Duranti, allora, sappiamo insomma che ci sono state purtroppo, e questo è il periodo che stiamo vivendo, diverse difficoltà anche di carattere economico, però la mostra si fa. La mostra si fa, era ovvio che la mostra si facesse, anche perché non possiamo rinunciare a questo evento, come diceva lei, così importante e fondamentale, non solo per la città ma anche per tutto il mondo dell'equitazione, per tutto un mondo che di fatto aspetta con ansia ogni anno che questa manifestazione sia sempre all'avanguardia e che possa mettere a conoscenza degli appassionati e non di tutte le varie novità, di tutte le varie gare che nell'arco dell'anno vengono fatte, e anche quest'anno anche a Città di Castello saranno fatte in sostanza. Quindi si fa e si fa nel migliore dei modi possibile. L'assessore regionale Fernanda Cecchini ha vissuto da sindaco questa bellissima manifestazione, arrivata alla 50ª edizione, una delle più quotate a livello nazionale, si parla di dopo Verona, c'è proprio questa di Città di Castello, insomma, una mostra nazionale di cavallo che, tra virgolette, possiamo dire, ha rischiato anche di non farsi quest'anno per grossi problemi economici, ma alla fine si farà. Ma credo che anche quest'anno gli organizzatori, assieme al Comune, con il sostegno della Regione, sapranno offrire una mostra con eventi importanti e con la possibilità che sia gli appassionati, gli amatori, ma anche i semplici visitatori possano trovare nella mostra belle soddisfazioni. La verità è che in questi anni è cambiato il mondo, non c'è più un'ira a livello nazionale, non sono più le province come le abbiamo conosciute, la Camera di Commercio ha cambiato i suoi connotati, le comunità montane non ci sono più, erano tutti soci fondatori che mettevano la propria quota ogni anno, quindi le dinamiche finanziarie sicuramente sono cambiate, questo vorrà dire che la mostra dovrà fare i conti con se stessa e guardare al futuro riprogettandosi e anche trovando magari sostegni diversi. Anche il Sigar Club Valtiberino per la 50ª mostra nazionale del cavallo di Città di Castello, il perché ce lo spiega il presidente Raffaele Rosmini. Allora Raffaele, perché il Sigar Club con il cavallo? Beh, il Sigar Club, diciamo, i sigari sono molto attinenti comunque al cavallo in qualche modo, c'è una tradizione antichissima, basti pensare ai butteri che andavano a cavallo, facevano viaggi lunghissimi chiaramente per fumavano un sigaro altrettanto lungo per stare in compagnia. E una meditazione, come il cavallo, andare a cavallo è una meditazione. Esattamente, è una sorta di meditazione. Quindi, niente, questa è stata un'ottima occasione per il nostro club, mi auguro anche ovviamente per la mostra. Abbiamo concordato con l'associazione, appunto, Mostra del Cavallo, un programma molto ricco di degustazioni, di seminari, quindi oltre che, diciamo, momenti di incontro per gli appassionati di fumo lento, diventano anche momenti interessanti per chi vuole approfondire a livello culturale la passione per il sigaro, comunque tutto quello che poi ruota intorno al mondo del sigaro. Assessore Massetti, assessore dello sport, Mostra Nazionale del Cavallo, arrivata alla 50ª edizione, un'edizione che sappiamo molto sofferta, però l'amministrazione l'ha voluta fare. Ma senza dubbio, ogni manifestazione, non solo la Mostra del Cavallo, vediamo a livello nazionale le manifestazioni pubbliche con partecipazione pubblica privata, chiamiamola così, sono sempre in difficoltà maggiore per la mancanza di fondi. Ovviamente il privato e il pubblico vanno bene assieme, ma i tempi del privato associano qualche volta male con quelli del pubblico, perché pur avendo risorse o comunque la disponibilità di risorse, i tempi di attuazione della parte economica non riescono a viaggiare in linea con la concretezza che necessitano queste manifestazioni. Per quanto riguarda la 50ª edizione, ovviamente Città di Castello è un appuntamento mezzo secolo di vita, lo dice da sé, no? Dopo Verona è un importante appuntamento per tutti gli appassionati e non solo, riesce a trascinare in Umbria, Città di Castello, in quei giorni tantissime persone appassionate di cavallo, ma anche appassionate di
di cultura, di turismo, di tutto quello che c'è intorno a un mondo che si muove, e noi siamo ben lieti di affrontare anche con qualche difficoltà legata anche alla logistica, perché la location, noi dobbiamo sempre ricordare che siamo ospiti di un'azienda privata che in questo momento sta espandendo la propria attività, e ben venga, visto che parliamo di occupazione e di lavoro, ha dovuto ridurre gli spazi a disposizione della mostra, quindi la stessa mostra ha dovuto cercare di mettere a regime tutto quello che era possibile con gli spazi disponibili. Comunque credo che saremo sempre all'altezza della situazione, come lo è stato, a maggior ragione per il 50esimo, grazie all'aiuto di tutti, dalla regione in testa e a tutti coloro che danno il proprio aiuto anche in modo di volontariato. Sindaco Luciano Bacchetta, allora 50esima edizione è un numero importante che avete voluto forzatamente organizzare, nonostante purtroppo le tante difficoltà che sono venute fuori, perché sappiamo il mondo che stiamo vivendo e anche il mondo del cavallo è in grossa difficoltà. Sì, questa 50esima edizione, che sarà all'altezza dei precedenti, è un grande risultato degli organizzatori, che voglio ringraziare, perché non era affatto scontato mantenere una mostra di qualità in un contesto nel quale sono venuti meno finanziamenti cospicui e importanti come quelli del Ministero, come quelli della Provincia, che per motivi oggettivi, ovviamente non per loro volontà, non sono più in grado di garantire quel flusso economico che in passato aveva consentito alla mostra di vivere e vivere bene. Oggi troviamo in una condizione completamente diversa, va rimodulata e va riorganizzata in termini diversi questa manifestazione, sapendo che tuttavia è già comunque un grande risultato riuscire a fare una 50esima edizione all'altezza delle precedenti. Mentre molte altre mostre in Italia hanno chiuso i battenti, questa continua ad essere la seconda mostra nazionale dopo Verona, e questo direi che è un grandissimo risultato che non era scontato, come dicevi giustamente tu, e che invece oggi siamo a sottolineare con grande soddisfazione.